e questa sera vorrei parlarvi sul problema delle origini. Per completare la mia presentazione vorrei introdurvi anche il mio più grande progetto, quello che mi impegna di più in questo momento, che è la mia famiglia. Mia moglie Claudia, per fortuna, è una valida collaboratrice in questo senso, e anche impavida direi, dato che ha avuto il coraggio di sposarmi. E questi sono stati i due cuccioli, Marco e Laura, che sono anche qui questa sera e che hanno sicuramente molte domande su questo tema. E anch'io ho molte domande, forse più domande che risposte. Vorrei cominciare dalle domande fondamentali. Le domande fondamentali che qualsiasi essere vivente, autocosciente, prima o poi giunge a formulare nel corso della propria vita sono: chi sono? Da dove vengo? E eventualmente uno sia riuscito a rispondere a queste due domande: dove sto andando? Nel corso della storia della conoscenza ci sono state molte risposte a queste domande. Possiamo, diciamo, raggruppare tutte queste risposte in tre tipi di categorie. Categorie che sono difficili da rappresentare in poco tempo a disposizione. Quindi ho scelto tre quadri di un giovane artista americano che esprime lo stile neoclassico in modo, secondo me, rivoluzionario. Si chiama Brian Lenson. E sono scienza, filosofia e spiritualità. Vediamo di esaminare queste tre categorie in maniera così molto veloce, visuale, perché non abbiamo il tempo per approfondire concetti così complessi. La filosofia. La filosofia si erge un po' al vertice della conoscenza, no? Scalando i gradini della conoscenza, arriva fino al suo vertice. È un po' come il personaggio mitologico, in questo caso è Icaro, che si è fatto delle ali di piume, di uccelli e cera, pretende di volare sopra l'universo conoscibile sulle ali del pensiero, esplorando sia la fisica che la metafisica, spinta dai venti della logica, si muove libera e non ha confini sostanzialmente, in questo senso, cioè si esplora tutte le dimensioni del pensiero. Poi c'è la scienza. La scienza è più come un bimbo. Scienziato si dice, no, un bambino è un adulto, è un bambino. Curiosità, si meraviglia dell'universo, del mondo, e di fronte a questo senso di meraviglia della natura, diciamo, si pone con umiltà in quello che osserva, perché è tutto così grande, così vasto, sconfinato, che ha più domande che risposte, sostanzialmente. Usa la sua immaginazione per fare un percorso di conoscenza, che però è legato alla sperimentazione, cioè sta a terra, non ha le ali, deve provare quello che esplora, quello che scopre. Può usare anche il metodo della falsificabilità, non tutto è toccabile, non tutto è esplorabile, ma almeno posso fare un'ipotesi. Ora, Newton stesso diceva di se stesso: io mi sento come un fanciullo che gioca sulla spiaggia, mentre l'oceano della verità si estende davanti a me interamente inesplorato. Questo per darvi un po' l'idea di come pensava un grandissimo scienziato come Newton di se stesso. Tuttavia, diciamo, lo scienziato di oggi non ha più questa prospettiva così naif, se vogliamo, un po' romantica, no? La scienza. Il scienziato di oggi ha un metodo che ne definisce, come vedete in questo caso, dei limiti ben definiti. La spiaggia è diventata una sandbox, cioè una scatola con la sabbia dove poter giocare, no? E il metodo sono le pareti che ne definiscono la verità. Questo metodo è basato su due procedimenti, induttivo e deduttivo. Il metodo di procedimento induttivo, si osserva un fenomeno, è ripetibile? Sì, vediamo se riesco a farci un esperimento su questo. Faccio delle misure, correlo queste misure, definisco un modello fisico-matematico e formalizzo una teoria. Se riesco a inquadrare un fenomeno in questo contesto, allora è un fenomeno che compete alla scienza, cioè che sta dentro questo perimetro. Metodo deduttivo, entro nella esposizione alla scienza introdotta da Popper, formo un'ipotesi, questa ipotesi prevede delle predizioni, cioè mi dice qualcosa che non conosco, allora è un'ipotesi interessante. Faccio un'osservazione della predizione, allora accetto la teoria, ma l'accetto provvisoriamente, cioè la teoria rimane comunque falsificabile. Ora, questo perché? Questo perché questo limite che è stato messo nella scienza è stato messo con uno scopo ben definito, quello di eliminare risposte di tipo metafisico. La scienza non vuole risposte metafisiche, la scienza si è costruita con Francis Bacon, a partire dalla rivoluzione francese, l'illuminismo, eccetera, dei limiti definiti. L'idea romantica, così, in cui lo scienziato è libero di esplorare, non è più vera in realtà. Le risposte tipo metafisico sono portate fuori dall'ambito scientifico. Poi esistono, alle famose tre domande, le risposte di tipo spirituale,
Ecco, la spiritualità io me la immagino così, come questo quadro di Brian Larson, una giovane donna, poiché proprio in questo meraviglioso essere che sono le donne, il pensiero intuitivo si incarna in maniera naturale. Noi uomini troppo spesso magari rimaniamo ingabbiati nel pensiero logico-razionale, no? La spiritualità ovviamente confluiscono l'ispirazione, la fede, ma deve essere una spiritualità, cioè la stessa spiritualità, un processo, un percorso di conoscenza, quando è un percorso educato. Infatti vedete, questa donna è seduta su una libreria e guarda verso l'infinito, non ha confini nel suo modo di esplorare la spiritualità, attraversa trasversalmente, obliquamente la realtà. Ovviamente se non c'è questo percorso di conoscenza, se non è costruita una cultura, un'educazione, la spiritualità può diventare misticismo oppure superstizione. Ora, è chiaro che tutti questi tre tipi di risposte sono risposte lecite, bisogna capire se sono integrate in qualche modo, no? Allora, il mio pensiero, diciamo, è in accordo perfettamente con questa citazione di una donna, anch'essa, che tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo ha scritto su tantissimi temi, ha scritto quasi 80 libri, più di 500 articoli, una donna meravigliosa dal punto di vista di produzione letteraria. Questa donna dice: poiché il libro della natura e quello delle rivelazioni sono stati impressi nella stessa mente ordinatrice, essi non possono più esprimersi in armonia, in modi diversi, con diversi linguaggi, essi testimoniano le stesse grandi verità. Se esiste un Dio, e Dio cristiano è un Dio di verità, no? Gesù stesso, Dio, si presenta come la verità, ovviamente quando noi vogliamo conoscerlo, perché dovrebbe mentirci con un percorso di conoscenza e dirci la verità con un altro? Ora, John Fortner, che è un famoso fisico e anche teologo, dice: l'universo nella sua bellezza e razionale trasparenza sembra come un mondo attraversato dai segnali di una mente. È forse la M maiuscola, cioè la mente di Dio che stiamo osservando? E ancora, Jan Bartol, filosofo, un grande filosofo cattolico, che esplorando i rapporti tra scienza e religione, offre quattro classi, diciamo, di confronto tra queste due discipline. E dice: questo ovviamente ci possono essere dei contrasti, ci possono essere dei confronti, delle percezioni, eccetera. E lui dice: ci sono dei pericoli se le idee religiose o quelle scientifiche vengono distorte per adattarsi a una sintesi preconcetta che pretende di spiegare indipendentemente tutta la realtà. Ora, quello che vorrei farvi vedere è l'approccio spirituale alla spiegazione della realtà, quello che ci viene fornito dal messaggio cristiano. Sia la luce. Ok, il principio di disse sia la luce, e la luce fu. E questo fu il primo giorno. E ci fu la luce. E Dio vide che la luce era buona. E separò la luce dalle tenebre. E le tenebre furono chiamate notte e la luce giorno. E così passò il primo giorno, poi fu il secondo giorno. E Dio separò le acque che erano di sotto dalle acque che erano di sopra, e creò una distesa in mezzo alle acque che si chiamava cielo. E così vide che questo era buono. Il terzo giorno Dio separò le acque dalla terra ferma, e le acque furono ritirate. E così furono creati la terra ferma, i continenti e le acque furono chiamate oceani. E Dio vide che questo era buono. Quarto giorno, questo era il terzo giorno. E poi Dio disse: producano le terre emerse, piante, fiori e alberi. E producano gli alberi e le piante, ciascuno dei frutti secondo la loro specie. E Dio vide che questo era buono. E fu il quarto giorno. E Dio dice: che ci siano delle luci nell'universo che portino luce alla terra, delle stelle, delle galassie e dei pianeti. E Dio creò il sole e la luna. Il sole per illuminare il giorno e la luna per illuminare la notte.
e i pianeti che riempissero il cielo. E questo fu il quinto giorno. Poi Dio disse nel quinto giorno che producano gli oceani delle creature viventi e i cieli si riempiono di uccelli. E quindi Dio creò le grandi creature degli oceani. E fu sera per il sesto giorno. E poi il sesto giorno Dio disse che produca la terra animali, ciascuno secondo la loro specie, animali che strisciano, animali che si arrampicano sugli alberi, animali che corrono sulla terra. E Dio vide che questo era molto buono. E poi Dio disse: creiamo l'uomo la nostra immagine e lo faremo regnare sopra gli animali della terra. E così Dio creò l'uomo e la donna. Gli creò uomo e donna. E Dio vede che tutto quello che aveva fatto era buono. E il settimo giorno il Signore si riposò. Allora, vedete, la forza nucleare forte costituisce nello scambio di alcuni quark che permettono di formare tutti i legami tra protoni e neutroni. Conosciamo benissimo questo sistema, sappiamo come funziona. Ora, se questa fosse un pochino più grande, no? Guardate l'osso, o un pochino più piccola, la materia non esisterebbe. Quindi vedete, non è che la forza nucleare forte può variare rispetto ai parametri che ha. Particelle elementari. A partire dalla forza nucleare forte, costruiamo le particelle una volta. Quindi abbiamo protoni, neutroni, elettroni, eccetera. Queste particelle hanno dei numeri quantici ben definiti: massa, spin, polarizzazione, eccetera. Questi numeri quantici sono i rapporti ben definiti, il rapporto tra le masse, tra protoni e elettroni, è circa 1000. E questo è importante perché dà modo alla materia di aggregarsi. Se gli elettroni fossero molto più grandi o i protoni molto più piccoli, la materia non si organizzerebbe in modo più grande. Le forze elettromagnetiche, esiste una costante di struttura fine, che è questo numero qua, che sorprende tutte le fisici di oggi. Cioè, non riusciamo a capire perché il rapporto fra elettrone, la velocità della luce e la costante di Planck sia un numero quasi esatto, 1 su 137. Ora, se questi numeri non fossero esattamente così, noi non avremmo nessun elemento, non ci sarebbe la chimica, non ci sarebbe il mondo. Ora, se ci muoviamo su un piano un pochino più grande, passando dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande, vediamo le forze gravitazionali, che sono le forze che mettono l'universo nelle proporzioni che vediamo, no? Quindi per esempio il sistema solare, i pianeti, il sole, eccetera. Questa è la forza di gravità, scoperta da Newton, lo scienziato di cui parlavamo all'inizio. Se questa forza avesse questa costante, anche un pochino diversa da quello che è, le stelle sarebbero molto più piccole, avrebbero una durata di tempo molto più piccola e quindi brucierebbero un attimo. Se fosse molto più piccola, quella costante è molto più grande, quindi non avremmo nessuna stella. La posizione del nostro sistema solare, del nostro pianeta, della Terra, rispetto al sistema solare, non è a caso. La Terra si trova in una posizione ben definita all'interno della fascia di quelli che si chiamano i pianeti terrestri, no? Rispetto ai pianeti gioviani, che sono quelli a partire da Giove. Vedete, noi siamo qua, ok? Periodo di rivoluzione della Terra, periodo di rotazione, velocità di rotazione, la presenza di un solo satellite che è la Luna, le dimensioni della Luna, potrei andare avanti all'infinito. Tutte messe lì al fine di poter permettere la vita. Cambiate alcune di queste e vedreste dei disastri intorno a voi assurdi. Più vicina sarebbe troppo caldo per un ciclo dell'acqua, non ci sarebbe la vita che non sul ciclo dell'acqua. Più lontana sarebbe troppo freddo, tutto ghiacciato, come succede per esempio su Marte. Siamo andati su Marte recentemente con delle sonde, ci andremo anche con umani, ma non si può vivere all'esterno, sia per condizioni di atmosfera sia per temperature. Ok, vedete, citando un evoluzionista, questo è un professore di fisica teorica all'Università di Waterloo, che dice: se vogliamo realmente comprendere il nostro universo, i rapporti tra le strutture su grande scala e le particelle elementari devono essere compresi come più che semplici coincidenze. Può essere il caso che proprio questo? Lui dice no. Dobbiamo capire come i parametri che disciplinano le particelle elementari e la loro interazione possono accordarsi ed equilibrarsi in modo da permettere l'esistenza di un universo così vario e complesso. E poi dice ancora: la probabilità che un universo sembrato scegliendo parametri a caso possa contenere le stelle è di circa una possibilità su 10 alla 229. Eccolo qua, questo numero. Un numero impronunciabile, non esiste in italiano una parola per pronunciarlo. Però esiste un metodo molto semplice per indicarlo come bit.
di informazione che avete. Basta che fate il logaritmo, mettete un segno meno e avete 761 bit. Vediamo poi che cosa significa questo. Entriamo adesso nella vita, i mattoni della vita, come vedete, sono le proteine. Prima si parlava della struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. Allora, le proteine sono composte di perline, diciamo così, fondamentali, che sono gli amminoacidi. Vedete, questa è la struttura primaria. Poi una struttura secondaria, che si forma quando si aggregano, e poi una struttura terziaria e quaternaria. Sono fatte da 6 elementi: idrogeno, carbonio, azoto, ossigeno, fosforo e zolfo. Si legano in 20 amminoacidi, che sono appunto queste perline fondamentali, 22 sono inclusi in 2 amminoacidi naturali, e tutti questi amminoacidi sono levogiri. La probabilità che si, quelli della vita, la probabilità che si formino proteine, levogire, amminoacidi, levogire e estrogeni è identica. Questi due amminoacidi sono identici dal punto di vista fisico, energetico, e probabilisticamente potrebbero formarsi entrambi, eh? Però nella vita trovate solo amminoacidi levogiri. Come mai? Nessuno lo sa. Non è forse questo l'imprinting, il segno di un ingegnere? Se fate il conto di qual è la proprietà, la probabilità che una proteina, come l'emoglobina che è rappresentata qui, che è la proteina che c'è nel sangue praticamente, che è quella che trasporta l'ossigeno, si formi spontaneamente, questo è un conto fatto dal professor Ferdinando Catalano, che si dà di Molise, conto molto accurato e forse anche una stima verso il basso, la probabilità è 1 su 10 è 863. Numero assurdo. E su questo, ovviamente, su questo numero non c'è disaccordo, eh? Se lo misurate in bit di informazione, questi sono 2.866 kilobit. Siamo passati da 761 bit a 2.8 kilobit. Ok. Per capire cos'è la complessità della cellula, bisogna far vedere un altro video, perché purtroppo non vi posso portare in laboratorio. Sarebbe bello poterlo fare, ma abbiamo poco tempo a disposizione. Ecco. Ok, dobbiamo fare un viaggio all'interno della cellula. Siamo dentro un organismo eucariota, pluricellulare, ci muoviamo nel liquido interstiziale. Questo è un tessuto, vedete ci sono tante cellule una a fianco all'altra. Quello che vogliamo fare adesso è entrare nella cellula per vedere come funziona, quali sono i meccanismi di funzionamento della cellula. Scegliete una a caso, così entriamo dentro. Quale volete? Questa, ok. Siamo dentro la membrana cellulare. Vedete, ci muoviamo lungo un microtubulo. Queste sono molecole chinesine che portano delle viscicole in giro per la cellula. Ci muoviamo verso il nucleo, che è quella cosa un po' al centro. Passiamo l'apparato di Golgi, questo esterno. E quello che vedete, queste catene, vedremo dopo cosa sono. Entriamo nel nucleo attraverso un microporo. Quello che vedete dentro è il DNA, cromatina, tociliata, che non è nient'altro che DNA. RNA polimerasi sta copiando una catena di DNA in RNA messaggero, che sono queste catene circolari, vedete, qui, che viene portato al di fuori del nucleo, nel citoplasma, per poter creare le proteine. Ecco, l'RNA è uscito, questi sono i ribosomi, che sono le fabbriche della cellula, e un pochino alla volta copiano l'informazione dell'RNA, producendo una catena polipeptidica che poi diventerà una proteina. Questa cosa multicolorata lì sopra. Ora vedete che nella cellula c'è un meccanismo meraviglioso che è di blocco della produzione delle proteine. Se voi introducete dall'esterno, per esempio, una informazione di RNA, diciamo, non contenuta all'interno della cellula, come in questo caso, eccola qua, la cellula ha un meccanismo di autodifesa, di protezione di se stessa, dove proteggersi dai virus, tra l'altro. Allora, questa informazione estranea viene prelevata, oppure alle volte c'è anche all'interno del nucleo esce questo microRNA che ancora, diciamo, non è ancora completamente compreso qual sia il ruolo, però allo stesso modo questo può bloccare la sintesi proteica. E tutto questo ovviamente è stato fatto in modo tale che la cellula abbia tutti questi complessi che si integrano. Queste proteine qui si chiamano dicer, prendono l'RNA accoppiato di doppia elica, lo spezzettano in sequenze più piccole, di 21 basi, le disaccorpano e li guidano verso i catene dove c'è la sintesi proteica. Ecco qua. Queste proteine appunto srotolano l'RNA. Questo è RNA, non è DNA, anche l'RNA può diventare doppia elica. Quello che non serve viene idrolizzato, quindi si integra automaticamente. Ecco, ora questa sequenza di RNA viene portata
ipotesi. Se si accoppia con i geni che sono codificati in questo pezzo di RNA, cioè con quelle parti che fanno codificare elementi di aminoacidi nella proteina, allora cosa succede? La catena dell'RNA si apre e la sintesi proteica viene interrotta. Quindi, all'interno della cellula vedete, e cosa cercando se c'è un accoppiamento, la catena si è aperta, il processo di produzione proteico è interrotto, l'RNA viene elettrolizzato, scomposto nei suoi componenti elementari e diciamo il processo della cellula prosegue. Ora vedete, questo per dire che nella cellula c'è un meccanismo di conservazione dell'informazione. Cioè l'informazione che c'è nella cellula è conservata, il metabolismo che c'è nella cellula è conservato, tutto è stato progettato in modo tale da conservare l'informazione, perché l'informazione è preziosa. Da quell'informazione che c'è nel nucleo, che è la libreria della cellula, dipende tutto il funzionamento di questa cellula fa parte. Se quella informazione viene corrotta, sono problemi gravi, conosciamo queste sono le conseguenze. È una risposta che implica un progetto. La Genesi 1 ci racconta proprio questo, come spazio, tempo e materia, energia, vengono organizzati per creare le condizioni giuste per accogliere la vita, vita animale, vegetale e anche dell'uomo. E allora se c'è un progetto, tanti autori, tanti scienziati si sono chiesti, ci sarà un progettista, no? Se c'è un progetto, c'è la possibilità di vedere quella che è la scenografia, l'impronta, no? Del progettista? Quello che invece dice la scienza, che vuole eliminare diciamo, la spiegazione metafisica, dice no, non c'è un progetto, semplicemente caso e necessità hanno creato questo. Okay. E se avete un progetto, ovviamente se non c'è un progettista, come è avvenuto quello che è la realtà, quello che vediamo? Attraverso il caso ci sono variati dei parametri fisici, addirittura i fisici adesso parlano di multiverso, ci sono tantissimi universi paralleli. E noi viviamo, per fortuna nostra, in quello in cui le condizioni sono quelle ideali, quelle che hanno permesso, diciamo, lo sviluppo della vita. Il caso interviene, come diceva l'oratore precedente, è una mutazione spontanea, ed è questo che porta poi alla variazione delle specie, eccetera. E poi ci sono le leggi naturali, delle necessità, no? C'è un famoso libro che è questo titolo di Larson Knowles. E le necessità includono appunto il principio antropico, che dice che l'universo si sviluppa in una certa sequenza, perché non può essere che è andata così, per diventare autocosciente. Poi la selezione naturale, che viene riconosciuta come legge universale, cioè alcuni scienziati dicono che esiste una legge che è la selezione naturale, che è quella che spinge i geni a produrre e in qualche modo cioè, selezionarsi ovviamente le condizioni esterne dell'ambiente, ma anche li spinge a perfezionarsi. E poi c'è l'idea dell'evoluzione, appunto, come si diceva prima, il fatto che tendenzialmente il sistema aumenta in complessità. Ora, abbiamo un metodo scientifico che non includa nessun tipo diciamo, di risposta metafisica per vedere se un sistema risponde al caso o risponde a un progetto? Sì, esiste il metodo. Il metodo è stato proposto da un famoso autore americano che è matematico, psicologo, teologo, ha fatto di laurea e dottorati, William Densky, e parla proprio di questo filtro esplicativo logico. Ma supponiamo che noi abbiamo un fenomeno inizialmente. Questo fenomeno è contingente, cioè è accidentale, è successo per caso? Sì, oppure no? Se non è successo per caso, allora vuol dire che ci sarà una legge che lo spiega. È complesso? Sì, oppure no? Se è complesso, se non è complesso, ovviamente è un fenomeno semplice, allora vuol dire che è successo, perché c'è un'alta probabilità che questo succeda, anche se non abbiamo una legge, vuol dire che può succedere, lo possiamo vedere, lo decidere. È specifico, e poi vedremo cosa significa specifico, cioè è parte di un sistema estremamente complesso, no? Allora anche in questo caso può essere il caso, ma un caso con bassa probabilità, non abbiamo una legge, non capiamo perché succede. Ma se è contingente, complesso e specifico, allora include necessariamente la spiegazione con un progetto. E vi farò degli esempi pratici per capirlo. Però il problema è che la scienza, ovviamente perché supera il limite della probabilità, che dobbiamo per forza porre. La scienza non usa il filtro di prima, anche se ovviamente è quello scientifico. La scienza aggiunge una tacca in più. Cioè, prima di dire che è un progetto, ci si chiede, ma implica Dio come spiegazione? Sì, allora non può essere un progetto.
Questa è la spiegazione, questo è il modello scientifico. Il modello scientifico dice perché questo? Perché non si vogliono interferenze metafisiche nella scienza. Ora vediamo di capire cosa significa caso, cosa significa probabilità e come caso e probabilità sono legati alla teoria dell'informazione. Allora, gli evoluzionisti, tra l'altro c'è una citazione anche molto famosa, che dice dato un tempo sufficientemente lungo, qualsiasi cosa diventa possibile, l'impossibile diventa possibile. Questa è la legge del caso, no? Ora, purtroppo questo non è un modo di esprimersi scientifico, perché la scienza ha bisogno di quantificare le cose, non è sufficiente dire un tempo infinito. Quindi quantifichiamo cosa significa dire un tempo sufficientemente lungo. Per fare questo usiamo la legge dell'entropia e diciamo che la probabilità che una cosa accada è intanto che eventi favorevoli sugli eventi totali. Giocate alla lotteria, vincere è l'evento favorevole, eventi totali tutti i biglietti comprati. C'è un'informazione olistica, no? L'informazione olistica non è un'informazione che si può aggregare nel tempo, perché significa che funziona solo nella sua complessità. Se voi mettete un pezzettino, una sola di quelle funzioni che ci sono là dentro nella cellula, il sistema sembra funzionare. Se ne togliete una, il sistema non funziona. Quindi è difficile pensare che questo si sia formato a caso. E se proprio vogliamo fare un calcolo delle probabilità, come questo si può formare a caso? Qualcuno l'ha fatto, il famoso scienziato Fred Hoyle, ha fatto questo conto, ha detto che la probabilità che la cellula si formi da sola spontaneamente è 1 su 10 alla 40.000. Ancora, questo è un numero incalcolabile, ma torniamo con il nostro discorso di informazione di bit. Eravamo a 2 kilobit prima, neanche un floppy, cioè neanche un floppy era 1.4 megabyte. Qui siamo a 132.867 kilobit, siamo saliti di un fattore 100 rispetto alla formazione di una proteina sola. Scusate, siamo saliti di un fattore 1000 rispetto alla formazione di una sola proteina, in realtà di 10.000. Ok, adesso che cosa ci dice l'evoluzione? L'evoluzione ci dice questo. Fa un altro video veloce, così diciamo per far punticcio facciamo vedere anche cosa dice l'evoluzione. Ecco, in 3 minuti. 3 minuti di vita, di evoluzione per andare dagli oceani, la vita dagli oceani all'uomo. E qui abbiamo fatto già un salto di 2 miliardi di anni. Siamo già negli oceani, c'è già vita. La vita è sotto forma di pesci, e, diciamo, un organismo abbastanza semplice all'interno dell'oceano. Passa 2 milioni di anni, di sopra c'è il contatore, e vedete che questo organismo comincia a sviluppare degli organi. Quelle che erano delle pinne frontali, diciamo, diventano più resistenti, dietro si forma una coda, abbiamo uno scheletro, un esoscheletro, che diventa resistente. Nel frattempo ci sono altri tipi di organismi, più simili agli arachnidi, per esempio, che abitano nei fondali oceanici. Il tempo va avanti, questo pesce continua a sviluppare degli organi, denti, un apparato locomotore, quindi delle zampe, praticamente. Queste zampe gli permettono una vita di tipo anfibio, come per esempio potrebbe essere una salamandra. Perché siamo nel periodo devoniano, 360 milioni di anni fa. Questo anfibio esce dalla Terra e sviluppa, man mano che esce dalla Terra, delle funzioni più, tra cui la membrana cellulare si induisce, delle cellule uovo, diventa un uovo, perché ovviamente è l'unico modo perché possa conquistare la terraferma, così ci viene raccontato. E questo è il tempo dei rettili. La Terra è vuota, non c'è altro che da invaderla, occupare le varie nicchie ecologiche. E così passano i milioni di anni. E questi organismi cominciano a complessificarsi, diciamo tutta una serie di pinne dorsali che servivano per scaldare il sangue di questi organismi, perché si dice che erano meglio il sangue freddo, vengono prima amplificate, poi ridotte, probabilmente cambiate con l'integrazione evolutistica, sarebbe cambiate condizioni ecologiche, cambiano dimensioni, più o meno prendendosi, muovendosi, questo nel corso di milioni di anni, si conquista anche il territorio sotto la Terra, appunto, con una specie di rettili che vivono sotterranei, passano ancora milioni di anni, cambiano le forme, si sviluppano i denti, si sviluppano altre funzionalità. Ma siamo ancora nell'epoca dei rettili, eh? I rettili in questo caso cambiano dimensione e diventano quelli che noi conosciamo come dinosauri. L'epoca dei dinosauri è 60 milioni di anni. Poi qui facciamo un bel salto temporale enorme, perché dai dinosauri alle scimmie è enorme. Le scimmie vivono negli alberi, scendono dagli alberi, così naturalmente scendendo dagli alberi cominciano a scoprire che c'è anche la terra piatta, insomma, e sviluppano il modo di camminare eretto, diventano, diciamo,
più simili agli uomini, si uniscono in gruppi sociali e così ci viene spiegato che nasce l'uomo e la società. Ora, questa è l'interpretazione, diciamo, evoluzionista. Andiamo alla nostra presentazione. Ora, si parlava prima della prova fossile, no? Cioè c'è mutazione dei fossili? Tutto quello che avete visto, ovviamente, è tutta la funzione, nel senso, a parte il filmato che non esiste, è stato creato dal computer, nessuno era lì presente per dire come sono andate le cose, così come nessuno era lì presente al momento della creazione, se c'è stato. Quindi ovviamente è tutto basato sulle induzioni, non su un metodo induttivo, ma su un metodo deduttivo. Sì, bisogna capire qual è la predizione per dire che è un metodo scientifico valido induttivamente. Ora, la stabilità del record dei fossili ci dice di fatto che non esiste un albero della vita in espansione. Cioè, la rappresentazione, diciamo, più realistica dell'albero della vita è questa, in cui le specie sono sostanzialmente fisse, parallelamente, e poi ci sono dei tratti molto brevi. Questo non lo dico io, lo dicono gli evoluzionisti. Nils Eldredge, professore di paleontologia all'Università di New York. È una verità semplice ed ineluttabile che tutti i membri di un biota rimangono fondamentalmente stabili, con fluttuazioni minori durante tutta la loro durata. Questo non è fissismo, questo è semplicemente equilibrio puntinato. Cioè si dice che l'evoluzione è avvenuta, sì, su tempi molto molto stretti. Ora, mutazioni. Si dice che sono le mutazioni la spinta per il prodotto di salto tra una specie e l'altra. Ma l'osservazione anche qui nega la realtà. Sono state fatte mutazioni di tutti i tipi sulla drosofila, no? Questo è mosca della frutta si chiama, mosca dell'uva, un insettino molto piccolo, io che conosciamo tutto, conosciamo ogni singolo gene di questa mosca, tutte le mutazioni cosa fanno? Producono solamente una cosa, una mosca. Qui non posso che essere d'accordo con mio collega dell'Università di Stoccarda che dice nonostante siano stati descritti più di 1,3 milioni di tipi di animali, coprono tutto lo spettro della complessità, nessun organo parziale, che dovrebbe dimostrarci la trasformazione di un organo o un altro, è stato mai osservato. L'eccezione di alcune degenerazioni. L'informazione non si può creare, l'informazione si può perdere. Pensate quando trasmettete via internet un'email, no? Mi è arrivato un'email con un programma per, non so, per gestire il montaggio video. C'è talmente tanta informazione su internet, se l'informazione si potesse creare da nulla, no? Scambiandosi informazioni si potrebbe generare anche un programma che funziona. In realtà no, quando vi arriva un'email magari manca un pezzo, non si apre l'attachment. Nessun organismo in natura mostra segni di essere in evoluzione verso una complessità maggiore. Su questo sono d'accordo anche gli evoluzionisti. Cioè, sembra che la complessità, se proprio aumentata, nello stile degli evoluzionisti, è aumentata dal passaggio dalla vita, diciamo, iniziale alle batteri. Perché questa scende. Questo è Karl Popper, il filosofo che ha inventato il metodo deduttivo che parla, e dice non esiste alcuna legge dell'evoluzione, solo prove storiche del fatto che piani e animali cambino o più precisamente che sono cambiate. Sono arrivati alla conclusione, dice lui, che il darwinismo non è una teoria scientifica testabile, ma un programma di ricerca metafisico, un possibile scenario per teorie falsificabili. Questo è un medico, premio Nobel della medicina per la scoperta della restrizione dell'endonucleasi. Dice, parlando della biogenesi, cioè del fatto che si è passati da un sasso alla vita, dice questo, dovrebbe essere detto a chiare lettere che la teoria dell'evoluzione molecolare non spiega l'origine della vita. Cioè, tutt'oggi noi non sappiamo come, dal punto di vista scientifico, quindi senza introdurre ipotesi metafisiche, come si sia passati da una molecola alla vita. Ok, concludo. E questo è il rapporto tra creazione e evoluzione. Quindi, nella creazione si dice questo, si è partiti dall'ex nihilo, dal niente, 7 giorni per la biosfera, questo poi è d'accordo con tutti i creazionisti. C'è stato un progetto, progettista quindi, e c'è una finalità. La finalità è importante perché nell'evoluzione non c'è nessuna finalità, nessuna cosa. Potrebbe anche non essere accaduta. L'informazione è complessa, si trova negli organismi menti, è stata trasmessa da un'intelligenza creatrice a un'altra. E l'elemento metafisico si è introdotto, lo viene fatto palesemente. L'evoluzione, la materia doveva comunque essere resistente. Si parla di fluttuazioni delle membrane nei sistemi multidimensionali, perché da quelli poi si è creato Big Bang. Cioè. I tempi, 13,7 miliardi di anni, non c'è nessun progetto. Il progettista
selezione naturale. Quindi il progettista viene messo in nascosto in qualche modo, perché se il sistema prosegue e va avanti, non c'è, c'è qualcosa dietro che guida questo sistema, per forza, perché tutti riconoscono che ci sono troppe coincidenze. Finalità non ce n'è. Formazione complessa generata. Quindi l'elemento metafisico, se avremo modo discuteremo dopo, è in qualche modo nascosto. Vorrei concludere con una citazione di un noto teologo di fama mondiale, non penso che debba essere presentato, con cui non posso che essere in accordo pieno per quanto dice in questo senso. Noi dobbiamo avere l'audacia di dire che i grandi progetti della creazione vivente non sono il prodotto del caso e dell'errore. Essi non sono neanche il prodotto di un processo selettivo a cui possano essere attribuiti predicati divini in modo illogico, a scientifico e perfino mitologico. I grandi progetti del creato vivente puntano a una ragione creatrice e ci mostrano un'intelligenza creatrice, e lo fanno oggi in maniera più luminosa e radiante che nel passato.